Novecento ha avuto pensatori che ci hanno donato altri mezzi per consolidare l'anarchismo e dargli basi ancor più solide di prima. Contemporanei della Gimbutas e Dinesh, Deleuze e Guattari creano un impianto filosofico solido sul quale costruire una società libertaria. Il concetto di rizoma, contrapposto alla struttura gerarchizzata arboricola, è quello di macchina desiderante, libera da qualsiasi moralizzazione. E le implicazioni che hanno le nuove idee della filosofia di Deleuze aprono finalmente il pensiero umano a una realtà priva di angosciosi e arcaici sensi di colpa, sbarazzandosi dell'ingombrante individuo e mettendo al centro della realtà le interazioni, dandoci così veri mezzi di libertà intellettuale. Il pensiero di Deleuze è andato oltre l'anarchismo, lo ha incluso in una visione più sistemica, perché ha sviluppato un'interpretazione della realtà che libera da qualsiasi vincolo, da qualsiasi oppressione, da qualsiasi individualismo. Foucault scrisse: un giorno forse il secolo sarà delesiano.